In Serie D, Palmese scatenata, travolge il Rende e sale al quinto posto. I Noroverdi stravincono il derby calabrese di giornata, ospiti puniti dalla doppietta dell'ottimo Crucitti e dalle reti di Bonadio e De Marco. I biancorossi hanno provato a reagire, ma l'espulsione di Fiore ha complicato i loro piani. La rete rendese è firmata da Viteritti al 35esimo della ripresa. Premiata la nostra grande mole di gioco, ha evidenziato il mister Neroverde dal Torrione. Siamo stati bravi a sfruttare tutto quello che abbiamo costruito. Sì, sicuramente era la Palmese che magari ci aspettavamo tutti. E una Palmese che riesce a concretizzare quello che produce, che è stato il cruccio dall'inizio dell'anno, penso, per questa squadra. E quindi ritengo che il potenziale delle azioni che noi costruiamo durante la gara siano tante, e nel momento in cui li concretizziamo penso che poi è difficile per le squadre avversarie riuscire a recuperare. Quindi potevamo già raddoppiare nel primo tempo, quando c'è stata quell'occasione di De Marco, però è stata sprecata, quindi abbiamo chiuso il primo tempo sull'1-0. Però mi ritengo soddisfatto per la prova che hanno fatto i ragazzi. Ma guarda, non dimentichiamo che noi abbiamo nel reparto avanzato, su 3 giocatori, abbiamo 2 giovanissimi, Bonadio e De Marco. Credo che questi siano dei giocatori che da under possano fare la differenza. Io di questo ne sono convinto, e per questo motivo loro stanno giocando. Però logicamente manca quel tocco di esperienza che li può portare ad essere dei giocatori fortissimi, perché in quel caso un giocatore appoggiava la palla in quell'occasione e noi potevamo passare sul 2-0 nel primo tempo. In altre situazioni siamo stati puniti, vedi Barcellona, vedi altre, o Cava dei Tirreni. Oggi poi nel secondo tempo, con quello scatto d'orgoglio, siamo riusciti a concretizzare. Quindi si deve crescere come mentalità, si deve crescere, perché questi sono dei giovani che secondo me molto molto forti, però devono maturare sotto l'aspetto della concentrazione, sotto l'aspetto della squadra, quindi ragionare come gruppo, ragionare come squadra. Però sono degli errori che loro hanno preso coscienza, De Marco stesso credo che abbia preso coscienza dopo quell'errore, infatti dopo ha avuto un calo psicologico, ha sbagliato 3-4 palloni, però poi nel secondo tempo ci ha fatto vedere di che pasta è fatto con quel gol meraviglioso. Quindi io dico che questi ragazzi li dobbiamo aiutare a crescere, e loro devono capire e avere la consapevolezza degli errori che fanno. Io non ti nascondo che mi sono arrabbiato.